si sposano tutte quante e a me tocca di aspettare Dante. Curiosa sta vita nel Medioevo, eh? Che poi, Medioevo lo chiamate voi, perché noi lo si chiama 1284. È che all'epoca il nome glielo si dà sempre dopo, come le dittature ad esempio, no? Se ne parla male dopo, nel mentre se lo puffano tutti. Ma comunque, non devo parlare di politica che ci si mette sempre nei guai. Come Cannappione ad esempio. A Cannappione gliene stanno capitando di tutti i colori, quei guelfi neri, bianchi e ghibellini. Ah, che è Cannappione. Scusate che io la Alighieri la chiamo così. Mia madre mi dice sempre, non t'azzardare, che quello è un grande poeta importante. Sì, di grande importante c'è anche il naso, però, e via. C'è un becco che pare una poiana. Pare una caffettiera, anche se non l'hanno ancora inventata. Comunque, lui dice di fare il poeta, però si incazza. E invece, e ce l'ha con Pisa, Arezzo, i papi, gli arcivescovi. È che secondo me prima o poi lo fanno fuori. Secondo me, prima o poi, lo cacciano fuori dal palinsesto a legnate. Se mi dispiacerebbe. Oh. Io lo dico in confidenza a voi. Io quello non lo sopporto. Mi ha visto la prima volta che c'avevo 8 anni, lui 9. Mica mi ha detto, ma dai, si gioca insieme, ti compro un gelato. E no, no. Lui ci ha fatto 10 poesie di 2000 versi, il piccino. Ma gli è timido, dicono. E poi tutte ad aggiungere. Ma quello lei è un poeta, eh? Ti dedicherà i suoi versi, ti renderà famosa. Ti dedicherà il capolavoro della letteratura italiana. Sì, io sono una donna però, non una serenata. Mica posso stare qui ad aspettare che mi abbia angelicato, che mi abbia dedicato il capolavoro della letteratura italiana. Intanto io qui sto buona e sto zitta. Che povera. Poi dai, diciamocelo, oltretutto questo bello non è. Mi passa 20 metri, mi guarda, sospira, si gratta il becco, ma mai una volta che si facesse avanti. Ma vien piuttosto, Dantino mio, no? E fammi, ma non lo so, un regalino, un anellino. Non si può andare al cinema? Va bene, si va a vedere la piena dell'Arno, su via! Sii paziente, gli è un poeta, ti dedica i suoi versi. Una bella fava. Già ne ha scritto uno diverso che te lo raccomando. Fa così. Tanto gentile, tanto onesta la ragazza pare. La dico, pare. Solo il letterato ci arriva che pare stasera pare, eh? Ma quando passo quelli del borgo di San Jacopo li sento. Sì. E sono lì che dicono, oh, va la Bea. La Beatrice Portinario. Sai che c'è? La ragazza, tanto gentile, tanto onesta, pare. Bel servizio mi ha fatto la poiana Cannappione. Che poi, questi poeti sono dei gran belli ipocriti, sì, perché se ne cercano una da gelicare intanto vanno a troie. Un po' come i politici vostri. Evviva la famiglia, evviva i valori cristiani, e poi tutti a trombare in giro. E io invece no, io no. Io tanto gentile, tanto onesta devo parere. Devo camminare così. A occhi bassi. Mi sono guardata tutte le merde di cane da casa mia Santa Maria Novella. Però ho imparato a camminare così. Tengo lo sguardo basso. Poi li alzo. Ed è come se vedessi, non lo so, una visione. Il paradiso, le alte rote, la Madonnina. E di sguincio butto l'occhio e vedo Battistone, quello che gioca a pallone.
Battistone è 1,90 m, due spalle e due occhioni. Poi sapete, adesso a calcio ci sono quelle divise, quelle con tutti quei pantaloncini belli attillati dentro, no? Si vedono certe abbondanze. Cioè, oddio, uno può anche simulare, ci mette dentro, non lo so, un calzino, una bottiglia di sidrone. Però Battistone è assolutamente tutta roba sua, lo so per certo da una mia amica. Perciò, o cannappione mi si dichiara, o io questa notte metto un mantello e scappo di casa. Non sono angelicata, no. Non sono seria. Ma chi l'ha detto che devono scegliere loro? Ma basta con sto poeta che si sceglie la donna ispiratrice. I poeti ce li dobbiamo scegliere noi. Fior di prugnola, io le mie poesie me le scrivo da sola.